Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Xangri e oggi volevo portarvi sul canale la recensione di un paio di cuffie True Wireless che sono presenti nel marketplace di Amazon e che vengono vendute a un prezzo relativamente basso per la loro qualità, sia per quanto riguarda la riproduzione di musica, sia per quanto riguarda la parte telefonica e quindi la parte audio di configurazione col telefono. Volevo appunto parlarvi delle Yobola. Io, le Yobola sono un paio di cuffie True Wireless che vi arrivano a casa in una nuova versione, che viene chiamata versione 2.0. Questa nuova versione che cosa ha fondamentalmente? Fondamentalmente non cambia nulla per quanto riguarda il packaging, perché al suo interno troviamo sempre lo scatolo delle cuffie, le cuffie, troviamo il cavo USB, micro USB che non è stato aggiornato alle ultime periferiche come la Type-C, e abbiamo all'interno anche il loro manuale di istruzioni e i loro gommini. Qual è il problema di questi gommini? I gommini arrivano in una colorazione diversa rispetto a quanto riguarda le cuffie. Sì, perché proprio avete sentito bene, cambia il colore, quindi cambia il colore delle cuffie. Le cuffie infatti non arrivano più in una colorazione bianca, ma in una colorazione nera. Infatti, la colorazione nera che abbiamo è questa qui. Cambia il case, cambia il dock di ricarica, appunto, e cambiano anche il colore delle cuffie. Cambia infatti anche all'interno cambiano anche il colore delle cuffie stesse. Sì, rimangono sempre della stessa parte plastica con cui sono composte, ma cambia fondamentalmente il colore e la parte tecnica all'interno della cuffia. Che cosa abbiamo di diverso? Di diverso abbiamo un miglioramento per quanto riguarda la parte touch vicino all'orecchio, che non è touch come sappiamo, ma ha un pulsante fisico sia sull'auricolare destro sia sull'auricolare sinistro. Viene cambiato anche che cosa? Viene cambiato anche per quanto riguarda il peering. Infatti, non avete bisogno più, come le cuffie precedenti, di utilizzare soltanto la cuffia destra, ma potete indossare o la cuffia destra o la cuffia sinistra in modo tale da avere una semplicità e magari una comodità in più rispetto al modello precedente, in cui si poteva utilizzare solamente quella destra. Cosa cambia inoltre? Cambia per quanto riguarda le cuffie, che col doppio tap possiamo cambiare musica, mentre con la versione precedente non potevamo farlo. Cambia anche la possibilità di rispondere, quindi appunto da auricolare destro o auricolare sinistro alle vostre telefonate. Viene implementato col triplo tap, infatti, l'accensione di Google e quindi dei servizi per quanto riguarda i servizi vocali di Google o di qualsiasi altro riproduttore di servizi vocali. E altro che cosa? E come abbiamo detto, cambia la parte per quanto riguarda il microfono. Io tra poco ve le farò sentire per come vanno e come funzionano veramente questo tipo di cuffie. Ovviamente non stiamo parlando di un paio di cuffie a livello delle AirPods, ma stiamo parlando di cuffie che, con un prezzo relativamente basso, creano sul mercato un po' di scompiglio anche per quanto riguarda la posizione sul mercato, perché a un prezzo di 26, che va dai 26 ai 30 euro, possiamo avere una qualità di cuffie ottime per quanto riguarda la riproduzione, la durata di riproduzione e anche i tempi di ricarica, perché vengono migliorati con questa nuova versione. Fra poco vi darò tutti i dati tecnici necessari per quanto riguarda la riproduzione e per quanto riguarda i livelli di batteria, ma cambia, come abbiamo detto prima, e vi riporto qui di nuovo per l'ennesima volta la cosa, ed è il microfono. Il microfono viene migliorato tantissimo. L'interlocutore ci ascolta con un perfetto segnale. Sì, abbiamo parliamo di un millesimo di secondo di lag per quanto riguarda la parte video, perché non c'è
qua, ma si nota proprio al limite un micro lag per quanto riguarda la parte video, però del resto io non ho trovato alcun problema sia per quanto riguarda la riproduzione di Spotify di musica, sia per quanto riguarda la riproduzione di video su internet. Non ho alcun, avuto alcun problema. Per quanto riguarda la batteria, stiamo parlando quindi qui di un case migliorato, quindi di delle cuffie migliorate e quindi anche di un'ottima riproduzione per quanto riguarda la musica. Infatti, io vi volevo comunque ricordare che queste cuffie sono state modificate per quanto riguarda la parte batterie con un implemento del 20%. Quindi, se prima riuscivamo a caricarle in 3 ore, ora in 2 ore si ricaricano al 100% dallo 0%, e inoltre il case di ricarica ricarica le cuffie in 30 minuti. In 30 minuti avete il 100% della batteria. Quindi, avendo il 30% della batteria al loro interno, queste cuffie rendono di più e quindi hanno una durata maggiore. Sono anche cresciute per quanto riguarda la durata maggiore delle batterie. Infatti, si avranno appunto 6 ore di riproduzione per quanto riguarda la musica. Adesso vi farò sentire come funzionano. Io vado ad aprire il case, si collegano direttamente al vostro telefono, al vostro telefono cellulare, e infilandole al padiglione auricolare potremo notare di avere una lieve sporgenza. Sì, perché queste cuffie, infatti, tra poco sentirete la riproduzione da parte delle cuffie per quanto riguarda la mia voce. Avremo soltanto questa sporgenza da parte degli auricolari, perché giustamente il loro hardware, la loro parte hardware è purtroppo un po' più sporgente, e quindi avremo anche questa simpatica luce che purtroppo chi piace, chi non piace la dovrà tenere se le acquistate, ma purtroppo sono dotati di questa luce che a me non piace. Se fossero state più sottili, magari, e un po' più con questa luce, vedete, qualora non ci fosse questa luce, sarebbero state migliori. Vi ripeto, la riproduzione della parte del microfono è perfetta, non abbiamo alcun problema per quanto riguarda la riproduzione di video, musica e telefono. Di registrare, registra bene, si sente bene, io non ho alcun problema. Io con questo video vi saluto e vi ringrazio, vi lascio la parte tecnica qui a video sul monitor, vi ricordo che potete seguirmi sul mio canale Telegram e per quanto riguarda YouTube, magari se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, un commento, e se vi volete iscrivere al canale attivando la campanellina per non perdere mai nessun video. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video.